Ciao ciao ragazzi! In questo video vi farò vedere una cosa che mi è successa prendendo il treno per Milano. Ciao! Ah, che bello comprare il biglietto del treno direttamente da casa! Me ne sto tranquilla in pigiama mentre mi slurpo una bella tazza di cioccolato e biscotti. Che dici, Pretzel? Lo confermiamo questo biglietto? Perfetto, ci manca solo l'ultimo passaggio! Wow, si può scegliere anche il posto dove sedersi! Direi decisamente finestrino, perché sapete, soffro di attacchi di panico e quindi è sempre meglio vedere fuori dal finestrino per distrarsi un po'. E poi così non mi devo alzare se le persone devono scendere. E poi così se mi manca l'aria posso aprire il finestrino. E poi così se si ribalta la carrozza ho una via di fuga più accessibile. E poi se passano a chiedere l'elemosina sono quella più lontana, in modo da non aver pensieri del tipo: ma è così tenera questa signora? Mi servono i soldi per vivere, dalle qualche spicciolo. O del tipo: Giada, non ti fare ingannare un'altra volta, questa con i tuoi soldi si va a comprare la droga. Perché diciamolo, in questo periodo di crisi economica toccherebbe quasi andare a me a fare l'elemosina. E detto tra noi, la cosa è abbastanza sconcertante, perché potresti trovarti proprio tu nella tua stessa situazione, capisci? Perché può sembrare che non voglia dire niente, ma in un momento te ne passano di cose per la testa e non sai mai se dare retta al tuo cuore o al tuo cervello, senza contare che... Ehi, sto parlando con voi! Ok, sono sul treno. Ora non mi resta che trovare un posto. 28 finestrini. Ah, che culo aver prenotato prima, c'è un bordello di gente. Ma il mio non può toccarmela nessuno. Allora, 15, 18, 21. Ma cosa? Dunque, io non so se succede anche a voi, ma quando salgo sul treno ottengo dalla gente questo tipo di reazioni. Oh no, ecco un'altra emo di merda. E chi è questa? Arlecchino? Wow, quanto è figa! Il truzzo, la fashion victim, il bingo minchia. No, ti prego, non sederti qui, mi rovini l'immagine. Io super mega figo fashion style, con la mia nuova borsa di gola, di fianco ad una sfattona come te. Oddio santo, ma guarda com'è conciata! Sicuramente non sa nemmeno che esistono Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, Alexander McQueen. Ama i suoi teschi solo perché vanno di moda, ma in realtà li trovo disgustosi. Wow, lei sì che è veramente emo trashing queen brutal! Oddio, speriamo che ci sia da qui con me! Sta tremando l'emozione! Forse se glielo chiedo mi darà dei consigli su come essere emo, perché lei è the best! Mamma mia, speriamo di essere da sola almeno per stavolta. Sofia Giada cammina, come se niente fosse, ignora gli sguardi puntati su di te. Come se fosse facile. E vai, posto trovato! 28 finestrino, ora posso pure sedere. Ma che cavolo! Uffa! E puntualmente, come ogni volta, il posto che ho prenotato il giorno prima è occupato. E allora provi a chiedere con finta cortesia se il tale può darti il posto che ti spetta. In parole povere, se si leva dalle palle. Mi scusi? Quello sarebbe il mio posto. E la risposta è sempre una di queste. Ci sono quelli che, pur non avendo prenotato, pretendono il posto per diritto. Ma non puoi sederti qui di fianco, tanto è uguale. Se è uguale, allora perché non ti siedi tu? Quelli che, siccome hai due extension e un modo di vestire particolare, pensano che tu sia una bestia di Satana. No, scusa, scusa, era libero e allora pensavo... Tranquillo, mica ti mangio. Madri che prenotano il posto solo per loro e pregano Dio affinché i posti accanto siano liberi per potersi sistemare i loro 5 figli. Abbi cuore, nel tuo posto c'è seduto uno dei miei figli. Non vorrei mica separarmi da lui. Guarda che vanno i sedili a fianco, mica in un altro vagone o in guerra. Quelle che ti fissano con tutta la loro roba sparsa per il vagone, dal tavolino a terra. Cioè, ma scusa, devo spostare tutto. Dove metto le mie cose?
Guarda che è un treno, mica un armadio. Già, mi aspettavo una di queste solite, irritanti risposte. E invece... Ah, ti ho visto ieri sera da Barbara D'Urso e alle Iene. Tu sei una di quelle che vanno al Durex, mi fai schifo. Come, scusa? Hai capito benissimo. Che cosa? Piccola parentesi, non sono mai stata in TV, non sono mai stata al Durex. Per colpa di quei cavoli di servizi, adesso tutti pensano, appena vedono expansion eccetera, che i ragazzi che le indossano siano dei pervertiti sessuali che non hanno modo di essere accettati se non quello di farsi più gente possibile. E se tu ti fai il culo ogni giorno lavorando onestamente, ti ritrovi ad essere mischiata a questa gentaglia. E ti danno pure delle... Specifichiamo, non tutti quelli che vanno al Durex sono come li hanno definiti in TV, ma un buon 80% sì. Avrei voluto rispondergli così, ma quello che uscì dalla mia bocca fu questo. Ma che cazzo di rispetto, mamma mia, ma levati dalle palle! No, ma proprio con classe. Milano, stazione di Milano, termine corsa del treno. Dovrei... scendere. Ok, finalmente sono arrivata. Jade! Ciao Losty, allora com'è andato il viaggio? Non me ne parlare, guarda. Sono stanchissima. Perché? Cos'è successo? Sei stata seduta per 3 ore. Credimi, avrei preferito venire a piedi fino a Milano che prendere il treno insieme a certa gente. Spero vi sia piaciuto. Un bacio, ciao!